Salve. Buonasera. Piacere, buonasera. Piacere, Massimo. Allora, eccoci qua con il nostro box. Ti lascio le chiavi. Prima e posso partire. Ok. Questo cos'è, il 1500 diesel? Questo qui sì, 1500 turbo diesel, 120 cavalli. Che motorizzazione ha questa macchina? Allora, questa versione qui della Focus è un 1000 EcoBoost 125 cavalli. È un motore benzina, 3 cilindri. Come guida, come la trova? Come la sente la macchina? Molto comoda, volante morbido, sì. Che reagisce bene. Devo dire che mi piace davvero tanto, cioè poi risponde anche bene il motore, comandi al volante, guidabilità direi ottima. Stavo giusto vedendo qui gli ultimi questi tasti qui, cos'è questa P? Ovviamente poi l'altro aspetto tecnologico è il parcheggio assistito, quindi il fatto che la macchina possa parcheggiare in maniera tutta autonoma grazie ovviamente all'ausilio dell'acceleratore del freno, sì, che deve premere il conducente, appunto del parcheggio. Su macchine di dimensioni così, diciamo che è quasi fondamentale. Parcheggio assistito, cioè in che senso? Vuol dire praticamente che in realtà la macchina parcheggia in maniera tutta automatica. Quindi la macchina riconosce lo spazio, il riconoscimento dello spazio che è dato dagli sensori di parcheggio, okay, che okay. Ha intorno a 360 gradi sulla vettura. Quindi capisce da sola se c'è spazio per parcheggiare. Esatto, esattamente. Bisogna accostare semplicemente vicino al parcheggio, comunque dove si vuole parcheggiare. Ok, perfetto. Stop. Ora ti fermare. Okay. Metti la retromarcia, tirala su. Ma qui sono tutti a spina il parcheggio. Sì, ma tanto lo fa lo stesso. Ora, accosto un secondo qua. Questo per attivare il parcheggio. Ok. Ok? Quindi se io lo premo, in questo caso me lo cerco in linea. Ok. Ora, dato che questi qua non sono parcheggi in linea, ma sono appunto a pettine, bisogna ripremerlo per il parcheggio appunto a pettine. Ok. Lasciare il volante e marcia indietro. Sì. Accelera leggermente per la retromarcia. Vedi, la macchina va tutto da solo. Lo sto già facendo. Quindi bisogna semplicemente appunto modulare i piedi. Vedi che le mani sono appunto staccate. Sì, 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 io ho le mani. Qui ci sono i sensori di parcheggio che, okay, rilevano appunto la distanza dall'altra vettura. Sta facendo tutto da solo, tutto giuro da solo. Io sto soltanto regolando la frizione. Esatto, solo quello bisogna regolare. E la macchina appunto entra da sé. Marcia in avanti. Ok, perfetto. Oh. Potrebbe uscire a parcheggiare anche mia moglie così. È a posto. Meraviglia, bello. Ha già finito, sì. Ha riconosciuto subito lo spazio. Sì. Grazie appunto ai sensori. Poi bisogna semplicemente appunto seguire le istruzioni. Retromarcia, marcia in avanti e... Esatto, in modo tale che il parcheggio lo possa fare. Poi perché alla fine lo fa perfetto, quindi c'entra perfettamente il parcheggio. Mai provato il parcheggio assistito, ho sempre sentito parlare mi ha dato una bella sensazione di comodità, soprattutto nei mezzi in mezzo così comunque lungo, mi ha dato una bella sensazione. Mi ha fatto un po' paura perché non lo conoscevo all'inizio, ma queste paure sono state subito smentite. Ma soprattutto il parcheggio assistito merita davvero. L'hai trovato preciso, insomma, sì, la tecnologia, esatto, l'hai trovata, esatto, molto, sì, funzionale. Sì. Molto utile, specie appunto in contesti urbani, secondo me ti aiuta, ti salva un po' anche.